banana, yes, in banana, yes, in banana, yes, oh my banana, in banana, yes, in banana, yes, in banana, yes, oh my banana, in banana, yes, in banana, yes, in banana, yes, oh my banana, in banana, tutti banana, yes, in banana, yes, in banana. Yes, oh my nana, simbe nana, yes, simbe nana, yes, simbe nana, yes, oh my nana, forte nana, yes, simbe nana, yes, simbe nana, yes, oh my nana, simbe. Benvenuti tutti, grazie, è un piacere. Sono Javier Romero, sì, arrivo dalla Spagna. Parlo l'italiano, come hai visto, sì. E il modello è molto chiaro, è Africa, non la Finlandia. Sì, io ho fatto un sacco di ricerca in Ghana, in Burkina Faso, in Senegal, in Namibia, e la cosa più importante per me è mostrare che il corpo è importantissimo. Il corpo è l'strumento più antico che noi abbiamo per fare musica. Lo posso fare tramite le mani, con il clapping, con i piedi, con il torace, con tutto. E questo è molto importante per noi, perché il corpo non ha una parte razionale, sino di sensazione e di stimolazione. E questo importantissimo è lo che io voglio trasmettere oggi. Però la cosa più interessante ancora è che c'è anche la stimolazione cognitiva, il lobo frontale, tutto quello che noi facciamo, dove la attenzione, concentrazione, pianificazione, sequenziazione, controllo di impulsi è sempre si è stimolata con il nostro cervello. Facciamo una piccola prova che è molto interessante. Sì, alziamo la mano destra, tutti, tutti con la mano destra sopra, benissimo, sotto, sotto, sopra, alla destra, benissimo, sopra, sotto, alla sinistra, sopra, sotto, alla destra, sopra, sotto, destra, sopra, sotto, posizione orizzontale, tutti, orizzontale. Ho detto orizzontale, questo è verticale, che è successo? Che è successo? Che è successo? Questo è importante, sì, sì, questo si chiama resistenza alla interferenza, che questo è importantissimo. Io ti ho dato, sì, un codice di lavoro, di movimento, però dopo con la visione, con il movimento, te lo posso cambiare subito. Adesso con due mani, lo facciamo tutti con due mani, benissimo, benissimo. Se io ti dico una lettera, per esempio A, devi fare un clapping. A, 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 B. Grazie. A, A, M, A, A, C. Ok, adesso aggiungiamo A, clapping, B, cosce con due mani, attenzione, preparati, sì, nessuno dorme, fantastico. A, B, M, A, S, R, B, A, C, A, R, B, C con la gamba destra, C con la gamba destra, preparati, preparati, A, B, C, C, B, A, ok, A, R, S, B, A, C, C, A, I, che è successo? Benissimo, resistenza alla interferenza, questo è importantissimo. Una parte visuale ti può fare, sì, una stimolazione molto, molto, molto forte. E per quello, così per noi il corpo e la visione che noi abbiamo è importantissimo. Come lo facciamo? Con movimento. Ti voglio stimolare e darti degli strumenti super importanti per sapere come io muovere il corpo così poco a poco. E anche lo facciamo con la nuova tecnologia. Io sempre che viaggio a Africa, io faccio sempre una cosa. Viaggio anche con l'iPad, faccio una foto alla tribù e se la giro e si guardano subito. E che succede? Questo. Sì, riflessione per noi. Della nostra epoca la fotografia era per ricordare. Oggi, per la nuova generazione, per comunicare. E questo è molto, molto importante. Per la stimolazione con un movimento, con un pensiero africano è anche importantissimo. Ci alziamo tutti, ci alziamo, in piedi, in piedi. Benissimo. Tutte le mani, tutti così. Perfetto, perfetto, perfetto. Con due mani si alza. Benissimo. Ok, si può vedermi. Perfetto, perché adesso facciamo un, due, tre, tre, one, two. Clap, clap. Cosce. Piedi, piedi. Clap, clap. E clap, clap. Cosce. Piedi e clap, clap. Torace.
cosce, i piedi e non si ferma, non si ferma, non si ferma, sì. Non si ferma, avanti, avanti, più forte, più forte. Forte il piede. Il piede forte. Fantastico. Sette, bravissimi. Non ti puoi fermare, non ti puoi fermare, non ti fermi. Bellissimo, non ti fermi, non ti fermi, non ti fermi. Continua, continua. Continua, continua, perfetto. Continua, continua, senza. Stop, stop, stop. Allora. Con me. Forte il piede. Forte e. Uno, due, tre, stop. Uno, due, tutti insieme. Perfetto, seguente, 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 perfetto, senza problemi, perfetto, perfetto. Attenzione, attenzione. Il seguente, solo cosce, solo cosce, solo cosce. Adesso. Silenzio. Tutti. Solo cosce, seguente. Avanti. E stop. Un applauso, l'hanno fatto tutti molto bene. Perfetto. No, 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 no. Tutti in piedi, perché tutti in piedi, sì. Benissimo. E adesso il movimento super importante, perché adesso arriva una parte importantissima per noi che si chiama la stimolazione cognitiva. Per quello io sempre ho una visione che con l'Africa c'è sempre un doppio senso che ogni volta si ha pensato come il terzo mondo, però io ho pensato quasi sempre che forse quando io viaggio all'Africa viaggio al futuro, perché noi abbiamo una struttura di vita qua che è tutta frammentata e di là io vedo che è tutto unito e collegato. Sì, adesso io lo faccio della seguente maniera. Vediamo che c'è un piccolo quadrato, il quadrato che vedi qua, che è questo. Io devo fare semplicemente 1, 2, 3 e 4. E avanti, avanti, indietro, e indietro, e avanti, avanti, dietro, e avanti, avanti, indietro, e avanti, avanti. Preparati per la stimolazione cognitiva, il tuo livello attenzionale, mamma mia. E 1, 2, clap sull'1, e adesso. Solo sull'1, e 1, 2, e solo 2. Solo en el 2, e adesso. 2, adesso. En el 1 solo. En el 3, solo en el 3. 1, 2, solo en el 3. En el 4. Perfetto. 1, 2, e. 1, 2. Solo 1, solo 1. E adesso cantiamo una canzone molto, 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 molto conosciuta che dice: Fra Martino Campanaro, dormi tu, suona le campane, din don dan. Clap, 1, 2! Fra Martino, solo 1! Dormi tu, suona le campane, din don dan. E stop! Un applauso che l'hanno fatto molto bene. Perfetto. No, 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 in piedi, preparati. Benissimo. Adesso devo alzare la mano destra e devo alzare la mano destra, sì, alzo la mano destra. Perfetto, la mano destra ha un nuovo nome che si chiama Ta. Come si chiama la mano destra? Ta. Benissimo. Sempre domanda, risposta. Se io ti dico Ta, che mi devi dire te? Ta. Benissimo, però anche devi fare un piccolo movimento che devi strisciare. Però prima io te lo faccio e dopo te. Sarebbe Ta, 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 Ta. Ta 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 ta. L'altra mano, preparati, si chiama chi 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 ta ta chi chi ta 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 chi chi ta chi ta 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 chi.
E adesso arriva il mambo number 5, perché lo devi fare con un quadrato, lo devi fare con un quadrato. Sì, preparati, hai mangiato bene, hai mangiato bene. Benissimo, tutti in quadrato. One, two, balliamo in quadrato. Uno, e due, e dietro, e avanti, avanti, dietro. E attenzione divisa, due compiti. Sì, per le donne questo è facilissimo, sono capace di fare 28 cose. Sì, perfetto, e avanti, avanti, indietro, e ta, 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 ta. Ta 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 ki 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 ta ki ta ki. Adesso tutti super preparati, non si ferma il piede, non si ferma mai, mai, deve prendere le mani della coppia, perfetto, perfetto, lo che hai fatto virtuale, adesso devi stringere la mano destra, avanti, avanti, indietro, e avanti, avanti, indietro, e indietro, preparati tutti, attenzione, attenzione, e ta, 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 destra, chi, 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 preparati, tacchi, 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 e stop, un applauso, l'hanno fatto molto bene, benissimo, adesso sì, che può essere, benissimo, benissimo, benissimo. Benissimo, perfetto. L'hanno fatto molto, 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 molto bene. Questo è molto importante per noi, perché la stimolazione che noi abbiamo tramite il corpo è importantissimo. Che abbiamo visto? Che se facciamo delle piccole pillole di movimento, sì, con un alto livello di concentrazione, di attenzione, si può avere la stimolazione. Noi lavoriamo moltissimo con persone sane, anche con persone con Parkinson, Alzheimer e danni cerebrali, ictus, bla bla bla. Questo è molto importante per noi, perché sappiamo che con questo tipo di attività c'è una cosa molto importante, e l'apprendimento è ludico, è la cosa più importante. Non sono per imparare dove soffro. C'è un momento dove io posso imparare, però c'è una gioia. C'è un livello di ossitocina, sì, la glandola pituitaria, che stimola un sacco di ormoni. Per quello, lo che abbiamo qua, il lobo frontale, sì, è la parte molto, molto, molto sviluppata in questa parte per io pianificare, sequenziare lo che io ho imparato, avere semplicemente un controllo di impulso. E un'altra cosa super, super interessante anche, sì, il movimento, la pianificazione dello che io devo fare, e anche con il mio comportamento e anche con la società. Per quello noi sempre abbiamo un senso di che primo va il corpo, dopo va la testa. Primo sento e dopo la parte razionale, la parte cognitiva, la parte dove io penso al 100%. Questo è molto importante, perché il movimento che sempre facciamo deve essere collegato a una parte di stimolazione dell'estremità superiore, l'estremità inferiore e soprattutto con la voce. E noi sempre facciamo una ricerca gigantissima, che è fatta sempre nella scuola media, elementare, e anche soprattutto con persone con diversi tipi di patologia, per provare, per stimolare e per ricercare, fare un aiuto. Senza, sì, la pillola, e soprattutto di una forma, la forma più naturale al 100%. Lo che noi abbiamo fatto è semplicemente una piccola introduzione, dove sempre tramite la body percussion, la neuromotricità a Wapner, è importantissimo sapere come si stimola il corpo, che lo posso fare di una maniera molto, molto strutturata. Alla fine, la cosa più importante che io voglio trasmettere è che la forma sequenziale di apprendimento cambia in diverse culture. La prima volta che io sono stato, per esempio, a Burkina Faso, una tribù si chiama Navorongo, ho visto un sacco di gente con i djembe. Sono andato subito e ho detto, prendo anche un djembe e voglio anche imparare. E sono andato là e io le ho detto, mi puoi insegnare? Sì, sì, che non c'è problemi. Ok, lui che mi dice, primo ritmo. E io ho detto, stop, non posso farlo. E come facciamo? La mia risposta, lo facciamo, e come lo facciamo? È la mia terra. E lui mi dice, come è la tua terra? E la mia terra è, che te fai? Tucu tucum. E io faccio tacatacum. Lui mi dice, no, qua te lo devi imparare completo, integro.
questo è impossibile. Sì? Però se io vado a Granada, Andalusia, per imparare il flamenco, non c'è un livello 1 di bulleria, livello 2 di bulleria, livello 3 così di bulleria. Apprendi la bulleria così con il flamenco, però non è tutto frammentato. E questo è super importante. La cosa più curiosa che lui subito mi chiede, e te che fai nella tua terra, quel tuo lavoro? Io sono insegnante di musica. Lui che mi guarda, e io le ho detto, guarda, io faccio questo, sai, nella mia vita io mangio così di questo. Quando io le ho detto a lui che io faceva musica, per lui è stato come un insegnante di andare al bar a bere il caffè, della forma più normale. E questo le ha colpito moltissimo perché ha visto che veramente lo che la musica, la parte cinestetica, il movimento, era all'interno di una cultura che si trasmette giorno a giorno, sempre in tutti i momenti della vita di forma normale, noi lo facciamo di forma frammentata, dove devo andare a una scuola di che mi fa il ballo di e lo faccio con una struttura molto interessante. Per quello, per noi, questo è importantissimo così sapere e trasmettere che forse il modello non è Finlandia, il modello può essere Africa. Il modello è Africa perché ha una cultura di struttura molto chiara, molto gruppale, molto di tribù, di lavorare insieme, inclusiva, cooperativa, sì? Non di competizione. E questo è molto molto importante per sapere, per creare altri tipi di comunità dove non c'è sempre una competizione. Sì? La cosa più importante è anche è che il corpo sempre diventa una forma della nostra trasmissione, di come io mi sento, della emozione. E la parte africana sempre mi aiuta sempre per farlo. Mani sopra. Facciamo così. Yeah, 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 so my yeah. 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 Tutti. Yeah, 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 so my yeah. Yeah, 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 so my yeah. Forte. Yeah, 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 so my yeah. Yeah, 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 so my yeah. Più forte. Yeah, 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 so my yeah. Yeah, 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 yeah. Goshi clapping. Yeah, 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 so my yeah. Yeah, 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 so my yeah. Forte. Yeah, 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 so my yeah. Yeah, 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 so my yeah. Yeah, 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 so my yeah. Yeah, 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 so my yeah. Piede. Yeah, 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 so my yeah. Yeah, 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 so my yeah. Forte. Yeah, 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 so my yeah. Yeah, 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 so my yeah. Bene, lo hanno fatto. Per finire, la parte più importante per me, l'obiettivo finale e lo scopo è che un insegnante non trasmette il sapere, ma solo la storia d'amore o di crepacuore che avete con la vostra disciplina. E questa è la cosa più importante che io voglio trasmettere. Ti ricordi quando sei stato in l'asilo nido, il contenuto che ti hanno dato? È molto difficile, vero? Però sicuro che non hai dimenticato come ti ha fatto sentire l'insegnante. E questa è la cosa più importante, che noi abbiamo la possibilità di fare sentire molto bene, con un'energia molto positiva, dove il corpo, il ritmo, la musica, e forse con una struttura africana, dove il modello può essere Africa e non Finlandia, come strumento di lavoro nella nostra scuola, nella nostra università e in tutta la struttura educativa. Grazie, un piacere.